libro del profeta Malachia, che leggevo ieri, dove dice che verrà il giorno in cui si vedrà la differenza tra chi serve veramente l'Eterno e chi no. E chi serve l'Eterno, c'è scritto, si parleranno tra loro. E poi Dio manifesterà veramente chi serve veramente il Signore, chi ama veramente Dio, sta facendo la sua volontà, o chi invece ha altri grilli per la testa. Perché ricordiamoci una cosa, uno può andare in una chiesa evangelica, in una chiesa cattolica, in una parrocchia, per mille motivi, non è detto che ci vada perché è spinto da un desiderio di adorare Dio, di incontrarsi coi fratelli per celebrare il Signore, per ricevere la parola del Signore. Quindi attenzione, ricordo sempre che le motivazioni che ci spingono alle nostre azioni davanti a Dio sono estremamente più importanti talvolta delle nostre azioni stesse. Perché sebbene è vero che le nostre azioni testimoniano quello che c'è nel nostro cuore, altresì Dio è colui che scruta le reni, è colui che scruta veramente le profondità recondite dei nostri pensieri, dei nostri moti d'animo, insomma di quello che veramente ci muove a fare quello che facciamo. Quindi attenzione, perché nessuno può beffare il Signore, non si inganni e non si illuda. Quando noi facciamo qualcosa, ci conviene farlo veramente nella trasparenza, nella sincerità, nella onestà, con noi stessi, con gli altri, ma soprattutto davanti a Dio. Perché se qualcuno pensa di poter ingannare Dio, veramente è messo in uno stato miserevole. Quindi ricordiamoci che quello che noi facciamo e quelli che sono i nostri veri sentimenti, le nostre vere motivazioni sono conosciute al Signore. E dice Gesù, Dio che vede nel segreto, il Padre mio che vede nel segreto, ve ne darà la ricompensa. Quando? Quando noi andiamo in orazione, in preghiera, in sincerità di animo verso il Signore, allora il Padre che vede nel segreto, Gesù dice, ma il segreto di che cosa? Non solo dell'averci appartati con Lui, per Lui, ma anche nel segreto dei nostri cuori e dei nostri pensieri. Quindi noi veramente andiamo al Signore con tutto il nostro cuore, spinti da un sentimento sincero. Parliamo a Dio in sincerità. Dio non si aspetta delle recite o delle poesie recitate, si aspetta che noi apriamo il cuore, spandiamo il cuore, come fece Anna dinanzi a lui, dicendo veramente come stanno effettivamente le cose. E allora dice la scrittura che essa espanse il cuore proprio, e quella parola è come un segno, diciamo, di qualcosa che si apre completamente, che si lascia andare completamente dinanzi alla presenza dell'Eterno. Quindi questo è quello che si aspetta da noi il Padre, perché Egli è un Padre amorevole e misericordioso. Andiamo a Lui veramente con sincerità di cuore, con sincerità d'animo, a dire il nostro bisogno, a lodarlo, a ringraziarlo, a onorarlo, perché Egli è degno di somma lode.